Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti. Il principale responsabile, anche se non l'unico, sono le emissioni di anidride carbonica che causano il riscaldamento dell'atmosfera. Scienziati, ricercatori e protagonisti del settore industriale in tutto il mondo stanno lavorando per trovare le soluzioni migliori a questo problema. La tecnologia e l'innovazione sono il nostro asset principale. In molti settori, dalla produzione di elettricità ad una parte del trasporto, le rinnovabili e un utilizzo minore di energia stanno contribuendo a ridurre queste emissioni. Ci sono però realtà industriali che non hanno alternative all'utilizzo di combustibili fossili perché sono indispensabili ai loro processi produttivi. Parliamo delle cosiddette industrie hard to abate, come acciaierie, cementifici e alcuni stabilimenti chimici. Fortunatamente c'è una tecnologia che fa il caso loro. Si chiama Carbon Capture, Utilization and Storage, in italiano catturo, utilizzo e stoccaggio del carbonio, conosciuta anche con l'acronimo CCUS. Siamo a Ravenna, dove mare e storia si incontrano per dare vita a una delle città più importanti della Romagna. E proprio il Mar Adriatico gioca qui un ruolo chiave, che l'ha resa nel tempo un centro industriale per eccellenza grazie ai giacimenti di idrocarburi al largo della sua costa. Qui Eni ha una presenza storica radicata e ora sta costruendo le basi per l'industria del futuro. Oggi questo sito, infatti, sta trovando una nuova vocazione, diventare uno degli hub di cattura e stoccaggio di anidride carbonica strategici per l'Europa. Urania Mannone, engineering manager di Eni, ci aiuta a capire meglio questa tecnologia. Ci racconti che cos'è la CCUS? La CCUS, come dice l'acronimo, è una gamma di tecnologie che ci permette di catturare le emissioni in modo tale che non siano poi liberate in atmosfera. Una volta che abbiamo catturato questa anidride carbonica, che cosa ce ne andiamo a fare? Di base abbiamo due opzioni. La possiamo stoccare nel sottosuolo ed è la CCS, oppure possiamo provare a trasformarla per ottenere un altro prodotto ed è la CCUS. Lo sviluppo di queste tecnologie è già iniziato da qualche anno ed è ormai parte integrante dei piani di decarbonizzazione di molti governi. I giacimenti nel mare di Ravenna hanno custodito il gas naturale per centinaia di milioni di anni e si sono dimostrati dei contenitori sicuri. Ora che sono esausti, possiamo riutilizzarli proprio per contenere l'anidride carbonica catturata e custodirla per tempi altrettanto lunghi, sottraendola all'atmosfera. Urania, perché è importante catturare la CO2? È importante perché con la cattura e lo stoccaggio abbiamo una soluzione che è immediatamente attuabile per quei processi industriali che si chiamano hard to abate, cioè quei processi industriali dove la produzione di CO2 è legata al processo in sé. In pratica, dove non possiamo abbattere la produzione di CO2 cambiando la produzione, ne andiamo a limitare l'impatto attraverso la CCUS. Oltre a stoccare in modo permanente la CO2, iniettandola in giacimenti di gas esauriti, possiamo provare a trovare il modo di utilizzarla per impiegarla in modo utile come materia prima, per produrre carburanti, sostanze chimiche, materiali da costruzione. In Eni, per esempio, stiamo lavorando a una tecnologia in grado di mineralizzare la CO2. In pratica si inserisce la CO2 nel ciclo di produzione del cemento. Si tratta di farla reagire con minerali di scarto prodotti dall'estrazione delle cave per ottenere un materiale solido che viene poi aggiunto al cemento che è impiegato nell'edilizia. Come ci si sente ad essere tra i protagonisti di questa innovazione? Coordinare il team di ingegneria per questo nuovo impianto è un'attività sicuramente entusiasmante. Il settore è in grande sviluppo
E quello che mi ha sostenuto sin dall'inizio di questo progetto è stata la curiosità. Ravenna sarà un nuovo hub, centro di riferimento per lo stoccaggio della CO2 nel Mediterraneo. Questo progetto favorirà la creazione di una filiera nazionale ad alto contenuto tecnologico nel settore della decarbonizzazione e contribuirà a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Ottenere una completa decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050 è una grande sfida. Qui a Ravenna abbiamo imparato che catturare l'anidride carbonica è possibile. Grazie a questa filiera tecnologica, le industrie pesanti, fondamentali per la nostra vita di tutti i giorni, potranno ridurre il loro impatto sul clima. Let it all go, darling.